A questo primo concerto di Capodanno nella nostra chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista. Effettivamente il proscenio è idoneo, una location significativa, anche perché il barocco è l'esplosione insomma, delle arti, della musica, dell'architettura, per cui noi questa sera attraverso gli strumenti musicali di questi giovani di Ricusate con altri di Camerote e dei paesi vicini vogliamo rivivere tutte queste emozioni del passato, per cui inizieranno adesso con ci sarà il nostro parroco Don Antonio Toniello, che come ben sapete è anche un illustre professore del Conservatorio di Salerno, e voglio dire che non è di poco conto perché questo conservatorio bocciò anche Giuseppe Verdi, quindi una nota storica. Quindi, voglio dire, Don Antonio non solo impreziosisce la nostra comunità con la sua presenza e quindi con il suo ministero sacerdotale, ma è anche un collegamento significativo e importante con il mondo musicale e accademico. Quindi di fatto sarà proprio lui a dare inizio a questa serata, lui è professore di oboe, sarà accompagnato al pianoforte dalla maestra Anna Bartaro, nostra conterranea perché è di Camerota, e pensate, la maestra Bardano è organista del Duomo di Salerno, per cui un altro elemento significativo della nostra società camerotana. Effettivamente bisogna dire, a forza che da quando c'è Don Antonio alle Cusate, diciamo questo avvicendamento che c'è stato con Don Vincenzo, il quale mirabilmente ha condotto la nostra parrocchia per tanti anni, è stato significativo e voglio dire una primavera, cioè un risveglio delle coscienze, voglio dire un risveglio anche dal punto di vista culturale, e tutti noi, non lo so, proprio perché c'è questa novità ci sentiamo motivati a nuove iniziative, insomma c'è tanta collaborazione e ci auguriamo che questo possa continuare in modo significativo anche negli anni futuri, che non sia soltanto un momento iniziale e poi perdiamo man mano questo terrore. Dato le ieri sera abbiamo rappresentato il presepe vivente nel centro storico di Ricusate, un'altra manifestazione significativa anche perché oltre a manifestare il sentimento religioso attraverso le espressioni dei nostri paesani, dei nostri cittadini, manifestiamo le bellezze del nostro paese, i nostri vicoli. Molte volte nemmeno noi conosciamo le nostre case, le nostre stradine, che pure sono significative dal punto di vista architettonico. Quest'anno io ho visto sfilare davanti al vicolo Pantano persone anche dei paesi vicini, di altre contrade del nord Italia, tutti sono rimasti affascinati dalla bellezza di questa location che abbiamo scelto quest'anno per il presepe vivente. Per cui tante iniziative che si sono sommate fino adesso, da giugno, insomma adesso a dicembre, veramente hanno coinvolto tante persone e speriamo che tutto questo possa continuare. Io non lo so se sono pronti i nostri musicisti, Don Antonio è pronto per iniziare la sua, per suonare il suo brano che sarà Mission di Ennio Morricone, per cui oboe più piano e con la maestra Anna Bartaro. Vi auguriamo una buona esecuzione. Thank you.
applauso per me. A dire il vero, le nostre orecchie si sono abituate ad ascoltare Don Antonio anche mentre canta, per cui abbiamo percepito da subito che le sue corde sono veramente ben accordate. Adesso è il momento di Angelo Di Luca, dal Barbero di Siviglia, di Gioacchino Rossini, Largo al Factotum. Inizia l'anno con un concerto musicale, cioè che sinceramente è qualcosa di straordinario.
Ci auguriamo che, mi auguro, ci auguriamo tutti, che tutto questo veramente possa continuare e ci possa accompagnare non solo per tutto il 2013, ma anche per gli anni a seguire. Effettivamente la musica è una voce internazionale, per cui mi auguro che possa veramente nascere agli Cusati, o meglio, possa essere ripristinata la tradizione musicale, perché di fatto gli Cusati aveva una tradizione musicale, c'era una banda che suonava anche nelle regioni meridionali dell'Italia, quindi Basilicata, Calabria, Sicilia, se non vado errato, per cui la sensibilità verso la musica ce l'avevamo anche noi di Cusati. Io mi auguro che con Don Antonio e con l'associazione nostra, l'associazione Flori Cusati, abbiamo già dato inizio ai corsi musicali, e mi auguro che i ragazzi del Cusati partecipino sempre di più, perché riprendere questa tradizione è significativo e importante. Poi dobbiamo approfittare delle, come dire, delle capacità che abbiamo nel nostro paese. Ci sono anche ragazzi che frequentano il Conservatorio di Salerno, sono ormai giunti quasi alla fine, per cui loro con Don Antonio possono senz'altro indirizzare nuovi giovani verso l'attività musicale e quindi il conservatorio. Mi auguro che possa diventare un vivaio di tutto questo. Bene, io adesso passo a presentare il prossimo musicista, che è Giovanni Di Luca, il quale ci farà ascoltare un pezzo di Karl Matisse, opera 15, La romanza. Thank you.
Io, a dire il vero, quando ascolto gli ottoni veramente rimango a bocca aperta, anche perché il corno è uno strumento giubilare. Mi viene in mente il 2000, quando fui volontario alla Basilica di San Pietro, proprio in occasione del grande giubileo, e quindi il corno lo sentivo sempre suonare in Basilica, veramente creava una grande atmosfera. Quindi complimenti tra l'altro al nostro compaesano Giovanni Di Luca, quindi siamo fieri che ci sia anche a Licusate un maestro di questo strumento particolare. Io adesso mi passo a presentare due giovanissimi ragazzi, tra l'altro uno è di Licusate, Antonio Polacente, e l'altro è di Camerota, Alessandro Caliggio, i quali ci presenteranno dei brani di musica moderna, per cui il primo pezzo sarà suonato a quattro mani, e quindi saranno coinvolti entrambi, il secondo pezzo lo suonerà soltanto Antonio Polacente. Vi prego di ascoltarli con molta partecipazione, interesse, non c'è bisogno di dirlo, anche perché vedo che i vostri occhi sono completamente incollati e rivolti all'altare, quindi quest'altare che tra l'altro questa sera diventa, come dire, il luogo dove questi musicisti possono manifestare la loro bravura. Bene, io vi auguro adesso un buon ascolto e ci vediamo dopo. Thank you.
coordinato da Francesco Saggio. Pezzo. Allora, questi due ragazzi, voglio aggiungere, Emanuele Sorrentino e della comunità di San Giovanni a Tiro, l'altro fidanzato alle Cusate, ci auguriamo che possa entrare a parte anche lui del nostro contesto. E poi c'è l'altro ragazzo, Francesco Saggiolo, che è di Camerota. E loro ci faranno ascoltare l'Ave Maria di Caccini. Quindi Francesco Saggiolo accompagnerà al pianoforte e Emanuele Sorrentino suonerà. Thank you.
presentare il nostro parroco, Don Antonio Goderno. Io definirei una persona squisita, sublime, quindi ancora un gran forte applauso al nostro parroco. Grazie per l'addio. Bene, quello che ci potresti dire su Don Antonio Turiello, ecco, basterebbero tante cose, tante parole. Naturalmente non lo facciamo perché la serata deve pure avere una conclusione. E quindi noi vi auguriamo una buona esecuzione. Intanto presento il pezzo che è Adagio di Benedetto Marcello, accompagnato dal maestro Anna Barbara.
adesso passo a presentare un gruppo di ragazzi di Busati, di Camerotto, San Giovanni a Tiro, provengono anche da altri paesi e non ho chiesto le robe, però comunque i cognomi mi riconducono a parlo della locale perché mi ricordo di aver incontrato questo cognome lì. Poi dopo chiederò il nome. Vi presento uno per uno, sono Angelo Di Luca, Fedele D'Alessio, Raffaele Saturno, Marco Saturno, Giovanni Di Luca, Antonio Coraggenti, Giampiero Sagiomo, Emanuele Sorrentino, Nicola Saturno, Alessandro Calicchio, François Paladino, Giovanni Cavaliere, Gennaro Chierico, Vito Garofalo, Giancarlo Paladino. Ecco, tutti assieme regiranno il nostro altare e ci faranno ascoltare dei vari generi musicali. Il primo, pensate, del maestro Campanaro, che poi è un'altra nostra figura importantissima, di eccellenza nel campo musicale, maestro Campanaro di Camerota, e anche il titolo Amici Miei. Per cui è veramente una bella cosa per noi che li portate questa sera.
partecipare a questo evento musicale. Tra l'altro, questi ragazzi li battezziamo pure, perché siamo in un luogo significativo per fare questo, e pronunciamo il nome di tutti questi componenti. Sono il gruppo Amici della Musica di Lipusano. Un applauso. E quindi coinvolgere tanti ragazzi affinché anche i deputati possa avere effettivamente un teatro. Ecco, sogniamo pure un po'. È vero o no? È vero o no?
chiamato tutti e ha detto: guardate, dobbiamo fare un concerto a Liposate per il primo dell'anno, e tutti sono venuti gratuitamente, quindi ci tengo a sottolineare questo, anche perché sono ragazzi in potenza, come si suol dire, per cui stanno crescendo sia a livello artistico sia professionalmente, anche nel loro ambito lavorativo. Quindi hanno dato la loro disponibilità gratuita solo per evidenziare la nostra comunità con questa buona musica. E io voglio aggiungere ancora un'altra cosa a proposito di Don Antonio. Noi ne abbiamo avuto come padre, c'è stato un caso probabilmente, sono le astuzie della provvidenza, come si suol dire, è stata veramente la provvidenza molto astuta nel mandarci Don Antonio Torino. La mia non vuole essere una storia d'altro, storia, anche perché io sono amico della musica, sono completamente ignorante, però voglio dire, è veramente una presenza significativa. Anche la maestra Anna Bardaro, che è venuta apposta da Salerno, dove abita e dove tra l'altro suona proprio per il Duomo, per cui è una dipendente del Duomo di Salerno, e lei, quando ha sentito che c'era da fare questo concerto alle Posate, è venuta veramente con grande disponibilità. Noi li ringraziamo di vero cuore tutti.
centro di Natale, Maestro Mauro.
non sbaglio, una delle parodie di queste musiche diceva: il cielo devi ringraziare se non vale l'altro. E di fatti noi questa sera, anche se sbaglio non fa niente, ringraziamo veramente il cielo per averci donato questa magnifica e stupenda serata di piena armonia e concordia. Noi veramente ci auguriamo che questa musica straordinaria possa trasformarsi per tutte le famiglie di Cusati in vera gioia, in vero amore e in vera amicizia. Quindi la musica è quella che può creare le condizioni di una vera concordia. Bene. Bene, adesso non potevamo concludere diversamente, se non sbaglio la conclusione, questa è la conclusione di questa serata, concludiamo con l'inno d'Italia e quindi l'inno di Manetti. Loro saranno sicuramente bravissimi, ci faranno ascoltare questa esecuzione che ci richiama naturalmente all'unità nazionale. Noi dobbiamo essere uniti non solo nord e sud, ma anche tra di noi. Questa è la dimostrazione stasera. Abbiamo Camerota, San Giovanni a Pino, Credo Paese, Nemitro, che si sciolta, sì, che si sono uniti a noi. Per cui ci rende una grande realtà che ha bisogno di persone vere, preparati, e ce ne sono, per far sentire la vera anima dei cilentani, che è cultura, musica, tradizione, spettacolo, storia. Per cui vi auguro un buon ascolto dell'inno d'Italia. Grazie. Complimenti, non lo fa altro.
Bibbia ha fatto i complimenti. Grazie veramente a tutti i ragazzi che sono intervenuti questa sera, avete notato che c'è anche un po' di emozioni, prima volta, grande domenica, e chi ha suonato stasera, la prossima volta dovrà suonare, perché c'è anche dei ragazzi che vogliono suonare, ci auguriamo la prossima volta in generale, come spero anche i nostri bambini, i ragazzi che adesso hanno intrapreso lo studio della musica. Il prossimo anno ti faremo ascoltare anche loro. Vi ringrazio per essere intervenuti e vi ringrazio. Volevo dire al donatore, non siamo abituati ad essere ascoltati, per dire quello che pensiamo con sincerità e quello che ho detto è sicuramente sulla bocca di tutti i cittadini di Cusano. Un vero grazie di vero cuore. E ringraziare la amica Anna Bartalo che è sempre disponibile, ma volevo però ringraziare anche Raffaele Saturno e Angelo di Luca, perché anche loro ci sono veramente praticati per la sua presenza, tutti i nostri ragazzi, perché insomma loro sono in amici. Veramente sono stati tutti disponibilissimi. Grazie ancora di cuore. Dice che a cuore in vita è necessaria la bellezza per
per far trasparire il volto di Dio, e anche questa è la bellezza, bellezza musicale e bellezza anche sacerdotale dal punto di vista spirituale naturalmente. Bene, allora i ragazzi adesso mi dicevano dietro le quinte, diversamente in sacrestia, mi dicevano che loro si sono veramente affezionate a questo contesto, quindi a noi, a tutti quanti, e allora in piazza si tratterranno ancora e regaleranno a noi altri brani musicali, per cui adesso all'uscita dalla chiesa avremo l'occasione di poterli ascoltare. Prima di chiudere vorrei nominarli ancora singolarmente, uno per uno, e alla fine vi prego di concludere con un grande applauso. Allora, ringraziamo la maestra, il maestro, perdono, Anna Bardano, è venuta apposta in mezzo a noi dal luogo di Salerno dove lavora. Poi ringraziamo i ragazzi Angelo Di Luca, Fedele D'Alessio, Raffaele Saturno, Marco Saturno, Giovanni Di Luca, Antonio Colacelli, Gianviero Sangiorno, Emanuele Sorrentino, Nicola Saturno, François Paradino, Giovanni Cavaliere, Gennaro Chirico, Vito Garocca, Giancarlo Paradino, e vorrei dire dolce in fondo, ringraziamo ancora Don Antonio Torietto, veramente un grazie di cuore. Ringrazio ancora una volta gli usati nel mondo, perché attraverso riusciamo a trasportare fuori dal nostro contesto cittadino le nostre iniziative, per cui i nostri compaesani hanno la possibilità di vederci sia in Italia che sia all'estero, grazie alle musate del mondo. Ringrazio l'amico Alfonso che mi ha affiancato in questa serata. Grazie a tutti voi per la bella partecipazione. Buona serata e auguri. Grazie.